benvenuti qui a Pala 1, Pala 2, Pala 3, Pala primi, Pala secondi, Pala terzi. Qui si gioca Sardana Bassano, uno dei piatti forti del menù di questa giornata numero 8 del girone di ritorno del massimo campionato di Serie 1 di hockey. Viva l'hockey! We are hockey homini! Buonasera, ancora benvenuti da Gaetano De Benedetto, l'imperatore delle telecamere, il regista Sergio Leone di questo luogo magico in cui si gioca hockey, e da Alessandro Grasso Peroni che vi parla con i vostri improperi gloriosi, con un saluto particolare per il gruppo di ascolto di Marinella di Sardana, capitanato dal grande Luigi Alfieri. Ciao Luigi! E allora, andiamo a vedere quali sono gli umori dei due tecnici, cominciando da Luis Nunes, allenatore del Bassano. Vai Gaetano! Allora, mister Luis Nunes, Bassano 38, Sardana 29, 9 punti di differenza, ma ci sono davvero tutta questa differenza, questo divario? Dopo la partita che abbiamo visto a Trissino per la Coppa Italia, dove il Sardana ha fatto veramente il colpaccio, non penso che sia questa differenza, a prescindere che c'è un campionato parecchio equilibrato, e per cui questi punti puoi recuperarli o perdere in qualsiasi momento, perché la differenza tra una squadra e l'altra è abbastanza, è veramente poca. Comunque, voi arrivate a questa partita con quale spirito e quale può essere la chiave del match? Beh, noi purtroppo abbiamo perso malamente la partita con Lodi in casa, dove nell'ultimo minuto abbiamo preso tre gol, che ci ha colpito parecchio a livello psicologico. Adesso stiamo cercando di ripartire, la fiducia c'è, la squadra c'è, ci siamo impegnati tutte le settimane per raggiungere l'obiettivo e speriamo di portare a casa, anche se sappiamo che è difficile. E ci avviciniamo al momento topico della stagione, playoff, lei come li vede? Qual è la squadra veramente favorita? Il Trissino, e si è visto che è battibile. Sì, è un campionato veramente equilibrato, dove le squadre si equiparano. La partita di Trissino insegna, vuol dire la prima di campionato con un vantaggio incredibile in campionato, ha perso con l'ottava, ma questo prima ottava e ora come ora conta veramente poco, perché l'equilibrio è abbastanza evidente e qualsiasi squadra a qualsiasi momento può fare la differenza. Avete sentito, quindi molto carico il mister Veneto, e ora andiamo a sentire, dopo aver visto il roster del Bassano, è di Nicoletti, Samuele Amato, Federico Ambrosio, Mattia Baggio, Samuele Muglia, Pablo Cancela, Marcoi, Lorenzo Luna, Andrea Scoccato, Andrea e Adria Català. Questo il roster di Bassano. Andiamo con Mirko Bertolucci, allenatore di Sardana. Allora, Mirko Bertolucci, ora l'esame è ancora più probante dopo le due vittorie contro il Trissino. Insomma, a Sardana ci si attende tantissimo dalla squadra, una partita difficilissima, però ancora più difficile questa di stasera col Bassano. Sì, ancora più difficile, perché dopo una prestazione importante come mercoledì c'è il rischio un pochino del calo psicologico. Infatti questi due giorni abbiamo lavorato tanto sotto questo punto di vista. Chiaro che per noi stasera è una partita importantissima, fare tre punti stasera e andare verso la fase finale della regular season con 32 punti ci permetterebbe di poter giocare le ultime 5-6 partite con un pochino più di serenità. I ragazzi stanno bene, escono da una battaglia, da una grande gara vinta, poi pareggiata, poi ancora vinta nei supplementari. Chiaro, c'è tanta stanchezza a livello fisico, il Bassano ha riposato, noi no, però a questo punto della stagione e in queste partite qui l'aspetto psicologico che è predominante. E l'ostacolo invece è rappresentato da Bassano, qual è la forza degli avversari? Ma è una squadra di grandissima qualità, nelle individualità penso che sia una delle squadre più forti del campionato. Noi dobbiamo essere bravi a fare quelle due o tre cose che ci siamo detti ieri all'allenamento. In casa nostra normalmente noi teniamo un ritmo molto alto, non dobbiamo calare, non dobbiamo far subentrare la partita di mercoledì nella testa, soprattutto più che nelle gambe. Se riusciamo a fare quello che facciamo ultimamente in casa, abbiamo grosse possibilità di portare i punti. Eccoci di nuovo in diretta, mentre gli incessanti, la curva meravigliosa sardanese stava cantando "Ce ne andiamo in Final Four", riferendosi alla vittoria di mercoledì a Trissino. Ma vediamo i 10 meravigliosi rossoneri in pista. Simone Corona, portiere numero 10,
capitano Davide Bozzi numero 11, Paul Galbas numero 5, Pablo Nacchera numero 7, Jean Galbas numero 55, Francesco Rossi numero 57, Nicola Spettini numero 78, Ernest Cinquini numero 19, poi Francesco De Rinaldis numero 88, Alessio Bianchi numero 58. Rispetto all'abitudine abbiamo Pettini che è al posto di Perroni o Cardella, che sono gli uomini che si alternano. Dunque dirigono di fronte a Spalti, Gremiti, Massimiliano Carmatti di Viareggio e Alfonso Rago di Giovinazzo, per un match che sarà sicuramente meraviglioso. Bassano, come avete sentito da Nunez, bisognoso di dimenticare il 4-5 di sabato scorso a Valdagno. Saldana che invece che deve metabolizzare paradossalmente la grande gioia di avere battuto il Trissino proprio mercoledì in Coppa Italia, una seconda vittoria sul Trissino in 19 giorni. Saldana è l'unica squadra che ha saputo battere la formazione che comanda la classifica del campionato. Finora il Trissino in campionato 18 vittorie, un pari e una sconfitta proprio subita qui il 18 di febbraio 6-4, e poi l'altra gara in cui il Trissino ha dovuto abbassare la testa è stata non più tardi di mercoledì appunto con Sardana, è andata a vincere 4-3 dopo i tempi supplementari grazie alla rete dopo 1 minuto e 36 secondi del secondo tempo supplementare di Paul Galbas, dopo che i rossoneri si erano trovati avanti 3-0 e il Trissino aveva recuperato a 26 secondi dalla fine con Garcia Solano. Ma questo derby dei fratelli Bertolucci, questi derby dei fratelli Bertolucci sono stati appannaggio di Mirko su Alessandro. Tutto è pronto per la partenza, ripeto, di fronte a Spalti, Gremiti al limite della capienza. Dirigono Massimiliano Carmatti di Viareggio, Alfonso Rago di Giovinazzo. Proprio Carmatti è sul centro della pista, pronto a dare il via. I rossoneri si stanno riunendo, abbracciati di fronte alla panchina per il loro rito propiziatorio. In pista vediamo a prendere confidenza con la pallina, ma è un eufemismo, c'è Federico Ambrosio numero 5 nelle file del Bassano di fronte a Català, insieme proprio a Ambrosio abbiamo Samuele Amato con il numero 2, con il numero 23 c'è Marcoi e poi con il numero 20, con il numero 23 Marcoi e con il numero 22 Pablo Cancela nelle file di Sardana. Quindi ripetiamo, Coi, Cancela, Ambrosio e Amato di fronte a Català nelle file di Sardana, la formazione base, quintetto base che è formato da Simone Corona tra i pali, numero 10, poi col numero 7 Pablito Nacchera, con il numero 57 Chicco Rossi, con il numero 55 Joan Galbas, con il numero 5 Paul Galbas. Tutto è pronto, stiamo per godere di un'altra serata meravigliosa a base di hockey ed emozioni. Ecco il via di Carmatti e si comincia subito con la conclusione dalla distanza di Coi, subito col primo fischio di Carmatti, giocato un secondo praticamente. Ed ecco Sardana in possesso di sua prima azione con Nacchera che scarica su Joan Galbas, ritorna dietro via Chicco Rossi, fa girare dalle parti ancora di Nacchera, l'ha toccato la pallina Cancela, ma c'è stato l'infrazione di Nacchera
subito Bassano a pressare molto alto. Saldara che deve capire come si sta ponendo la formazione ospite con Coi e Cancela. Cancela che gli affida la pallina, va Coi, lo scarico su Federico Ambrogio, non c'è Amato come sembrava all'inizio, invece c'è Scuccato, numero 58, protesta vigorosissimamente Paul Galbas. Intervengono Carmazzi e Raso. Preferisce, deve uscire Paul ed entra De Rinaldis, quindi ci sono due sardanesi proprio di origine e di vita in pista, Simone Corona e Francesco De Rinaldis, detto Neymar. Va Paul Galbas, sì, Joan Galbas, la parata di Català che alza il gomitone e neutralizza l'altezza dell'incrocio dei pali. Sembra iniziata da una vita, in realtà ha giocati 38 secondi. Sempre ovviamente 0-0 e come non si dovrebbe mai dire 0 pari, va Rossi, pressato da Scuccato, gli toglie la pallina, c'è il fischio degli arbitri, governa il Bassano, ancora Scuccato l'ha affidata a Coi, attenzione a Coi, non riesce ad arrivare alla conclusione, sempre Coi, copre bene Joan Galbas. Ancora Sardana, Rossi, prova la giravolta, Català dice di no, Cancela, e poi Coi che ha ricevuto da Scuccato, Ambrosio, Scuccato cerca il gioco di sponda con Cancela, poi ancora in mezzo Ambrosio, tocca Corona, viene via De Rinaldi, sta via il contropiede, Joan Galbas preferisce ricominciare, Adriano Pappalardo, va Joan Galbas, Joan e Scuccato, Joan cerca di liberarsi, Scuccato fa buona guardia, palla contesa, Nachera gliela toglie Cancela, va Pablo Cancela contro Pablo Nachera, para Corona, recupera Rossi, può dare l'avvio all'azione di contrattacco, preferisce ragionare ancora una volta Joan Galbas, Sardana molto molto calmo nel gestire ma molto anche calmo nel perderla, Coi, numero di Coi, grandissima giocata e poi ci ha provato Cancela, ancora Bassano, ancora Cancela e Corona, super Corona, eccolo qua, l'ennesima parata di Simone Corona, il professore, dopo una leggerezza dei compagni li ha tenuti ancora una volta in a galla, tanto la pallina è stata è volata in tribuna, subito rilanciata, Corona che chiama la maggiore attenzione ai compagni, va Rossi, Rossi è Scuccato, buona la guardia del giocatore di Luis Nunes, ancora Joan per Paul, anzi era Nachera, poi Rossi per De Rinaldis, niente da fare, ancora Rossi e Joan, va Joan Galbas a cercare la deviazione di Rossi ma la pallina intercettata da Ambrosio, poi Scuccato, no look su Ambrosio, buona la conclusione di Ambrosio, buona la risposta di Corona da De Rinaldis a Joan che esplode, nulla da fare. Chiede Lumi
Joan Galbassa, Mirko Bertolucci, per una gara che deve ancora decollare, sostanziale equilibrio. Scivola Rossi, Coi cerca Cancela, buona la copertura di De Rinaldi, sono riuscito a servire scuccato, poi la perde Ambrogio, va la chiera, buonissimo il recupero di Coi, poi Cancela, ancora Coi, la perde lui, poi Ambrogio l'ha tolta De Rinaldi e c'è il rigore per il tocco di mano. Può sbloccarla il Bassano al 3:48. Può sbloccarla il Bassano. Scuccato contro Corona, anzi a Coi, lo para! Para Corona! Corona ha neutralizzato. Dunque la più grande occasione fino a questo momento l'ha avuta il Bassano, ma Simone Corona ha neutralizzato il rigore di Coi. Nachera, servito Rossi, cerca di liberarsi centralmente De Rinaldi, ma il prassi di scuccato è asfissiante, scarico su De Rinaldi, poi ancora il dialogo, è entrato in pista Davide Borzi, il capitano, al posto di Nachera. Rossi, e gol! E te schiaccia di Chicco Chicco, e Chicco Chicco non lo sa che quando segna fa godere la città. Chicco Chicco, 4 minuti e 20 secondi, Sardana 1, Bassano 0, rivediamo, ma guardate, guardate cosa ha fatto, da dietro la porta, alza e schiaccia, una rete meravigliosa, Rossi 1, Bassano 0, ma che dico, Sardana 1, Bassano 0, vediamo che crescerà l'intensità e l'emozione di questa sfida sbloccata da quel grandissimo campione di casa nostra che è Chicco Rossi. Poi c'è il fallo proprio di Rossi su Cancela, rilevato da Rago. Scuccato, ecco Scuccato e Joan Galbas. In mezzo c'è Federico Ambrosio, scarica su Cancela che non si avvede del passaggio, ci sono Cancela e Coi, 5 secondi. Ci sta Sardana, ancora con Rossi. Non è andato, adesso la gara è cambiata, Bassano ci sta organizzando la controffensiva dopo aver incassato la rete, Coi perde il controllo, buona la finta di Borsi, elegantissimo, un Franco Baresi dell'hockey, va ancora Paul Galbassa, lo scarico su Joan, poi Rossi, la perde Sardana ma la riconquista solo per un attimo Rossi. Va via Ambrogio, anche Cancela, mette in mezzo Corona. Attenzione a Paul che è rientrato, scarica su Borsi, prova la conclusione, viene contratta da Ambrogio in ripiegamento, poi Cancela, Ambrogio. Buono il numero di Ambrogio, buona la parata di Corona con la mano sinistra, poi Rossi va via, ancora Rossi, la parata di Català. Contro Cancela Rossi, tutto regolare dice Carmatti, sempre Sardana in attacco. Borsi prova il numero, mantiene il possesso in qualche modo. Joan, va Joan, due su di lui, scarica su Rossi, ancora Joan.
molto alto il pressing del Bassano, stavolta viene pressato, forse c'è un fallo su Paul, ma tutto regolare per gli arbitri. Ora forse c'è un fallo su Coi, ma virgola, tutto regolare per gli arbitri. Ora non ce la fa Ambrosio andare a concludere e si lamenta Federico Ambrosio con i direttori di gara Borsi, Paul Galbas. 5 secondi sanzionati da Rago, giocati 6 minuti e 49 secondi nel corso del primo tempo. Saldana 1, Bassano 0, perfetto della rete, meravigliosa siglata con l'alte schiaccia da dietro la porta da Chicco Rossi. Joan, Paul, ancora avanti Rossi, indiavolato Chicco, bellissima la risposta di Català, poi Joan per Paul, per Davide Borsi, Paul Galbas. Va Paul, velocissimi ragazzi, come andate, la finta di Borsi sul tiro, poi è rientrata una chiera per De Rinaldis, buona la palla di Joan per Borsi e ancora Català, pallina vagante, allontana in qualche modo la difesa del Bassano con sfera che arriva a Pablito Cancela che scarica lì dietro, fa scudo col corpo scuccato per difendere l'attacco di Borsi. Fischia Carmatti, pallina a Cancela che poi la perde Borsi per Ambrosio e c'è ancora Super Corona, è il professor. Ambrosio voleva velocizzare ma non, qualcosa che non è andato per il verso giusto. Questa pallina Paul Galbas non si è avveduto e gli è passata sotto le gambe, avrebbe potuto intercettare. Saldana ancora molto positivo in chiave difensiva. Borsi, Nachera, Paul Galbas prova la conclusione, la alza, intervento di Cancela, poi dietro la porta ancora Saldana, la perde, contropiede Coi e Joan Galbas, Coi dietro la porta, c'è in mezzo Ambrosio, lo scarico scuccato da Cancela, buono il blocco di Cancela, poi ci prova scuccato dalla distanza Nachera, controlla Joan Galbas, ancora Saldana, Borsi fa girare la squadra rossonera, molto buono il passaggio di Borsi su Joan Galbas, pressatissimo da Cancela, prova ad andare via, la perde Ambrosio, la finta, poi sotto porta, non è riuscito Cancela, il contropiede, Joan Galbas e la parata incredibile di Català, Saldana poteva andare 2-0, Cancela, non c'è un attimo di tregua, scuccato Corona, ancora Borsi, poi Paul Galbas, Nachera, ragazzi che spettacolo, velocità, tecnica, tattica, grandissima classe in pista. Guardate i numeri di Davide Borsi, ancora Joan Galbas per il fratello Paul, velocizza ancora, cerca di andare via, viene fermato molto bene da Coi, c'è il primo time out. Tutto ad un fiato si è giocato finora questi 9 minuti e 43 secondi in cui Saldana risulta per il momento avanti 1-0, gol di Chicco Rossi al 4:40, che se Gaetano ce lo fa rivedere possiamo veramente apprezzare. Vedete Chicco è dietro la porta quando alza questa pallina in diagonale, sorprende Català per il tripudio dei tifosi rossoneri. Vedete ora Luis Nunes che sta catechizzando i suoi. Partita bellissima.
da giocare. Ci prova Bassano, ancora con Cancela pressatissimo dalla schiena. Pablo contro Pablo, va via Cancela. Ma poi lo scarico su Ambrosio non ha sortito effetto alcuno. Ancora Sardana, Nachera. Paul Galbas. Ancora lo scambio con Nachera. C'è il fallo di Sardana. Palla segnata a Sardana, 3-2 il conto dei falli. E avanti Sardana, così come nel punteggio, 1-0. Non controlla Cancela, la recupera Joan Galbas, la fida a Davide Bossi, che si vede sbarrata la strada ancora da Català, poi non aggancia Coi. Copre molto bene Joan Galbas, che la fida a Paul. Paul Galbas pressato da Coi, lo scarica ancora per Joan. Su di lui ci sono prima Coi e poi Cancela. Carmatti saltella stile Roberto Bolle sulla pallina. E poi c'è il fischio, sempre di Carmatti. E gioca Bassano, scuccato, anzi Raccoi. Anzi, prima da Cancela verso Coi. Non è andato in pista, intanto è entrato in pista con il numero 9 Samuele Muglia, con la fascia che fu lanciata negli anni 70 soprattutto nel tennis da giocatori come Guillermo Vilas e Björn Borg in particolare. C'è il fischio di Rago. Palla contesa in zona d'attacco per Sardana, che continua a condurre per una rete a zero. Quando ci avviciniamo quasi alla metà del primo tempo, giocati 11 minuti e mezzo, prova Paul, la pallina toccata da Scuccato. C'è il fischio ancora degli arbitri, altra palla contesa, protesta vivacemente Puglia. Borsi, va via Borsi, che spettacolo Davide! La pallina non era in porta, indirizzata, ma Català, per non sapere né lire né écrire, ha voluto controllarla giustamente. Paul Galbas, Joan Galbas, va a pressare Scuccato, sempre Joan. Borsi particolarmente in serata stasera, il capitano Nachera. Joan, va Joan, buona la difesa del Bassano che costringe Sardana a perdere questa pallina. Puglia esplode, corona gain, e poi Sardana sbroglia. Corona imbufalito, chiama una maggiore attenzione ancora una volta i suoi compagni. Nachera, Borsi, Nachera, stavolta la perde Sardana, la toccata Cancela, poi la recupera prima Paul e poi Joan, poi ancora Paul, c'è Puglia su di lui, recupera ancora Nachera, mette in mezzo e la traversa di Paul Galbas. Noi ci infervoriamo sui pali delle traverse, ma essi i pali delle traverse sono tiri sbagliati, cosa ci infervoreremmo a fare non si capisce. Però il pathos, un pathos incredibile, ogni volta è un'emozione, ma non un'emozione da poco come cantava Naoxa. Queste sono quelle che chiamele se vuoi emozioni, diceva Lucio Battisti. E vai, vai Sardana con questa conclusione di Paul, che si arrabbia con sé medesimo. Nessun problema
per Català, poi Muglia, lo scarico su Cancela, poi scuccato, ancora Cancela, ancora scuccato, su di lui c'è Joan che esce, poi all'indietro Coi, dalla grandissima distanza Corona, poi Joan per Bolsi che gli aveva ridato una pallina preziosa quanto la prima monetina di Tio Peperone, la numero uno, ma lui non l'ha saputa sfruttare. Ancora Sardana scuccato, anzi dicevo ancora Bassano che però la perde. Sardana riesce a rientrare in possesso con Paul e poi Davide Borsi su Joan, troppo forte il passaggio, scuccato molto buono, chiama pallina, la riceve Samuele Muglia di una volta, stavolta Gianni Brezza, ma è stato bloccato poi da Joanna Nachera. Attenzione che dopo Muglia c'è in mezzo Cancela. Sardana in qualche modo, con molta fortuna, you're a lucky man Joan stavolta, scuccato Coi, Corona lascia palla alta, altro time out porzione senza respiro, 10 minuti e 14 secondi alla prima sedena, sempre Sardana 1 Bassano 0. Time out, un secondo anche per noi, devo bere un goccio d'acqua perché non ce la faccio più. Comincia. Sardana in possesso, Paul Galbas, Joan Galbas, vanno a pressarlo Ambrosio e Cancela, e c'è il gol! Il gol del 2-0 di Paul! Il gol di Paul Galbas che sorprende Català, incredibile, al 14:55 Paul Galbas porta avanti Sardana per 2-0. Rivediamo, guardate Paul che in diagonale sul primo palo sorprende Català. Paul Galbas, lo ricordiamo, match winner mercoledì a Trissio nel quarto di finale gara secca di Coppa Italia. Ancora Català, dire di no stavolta a Joan, poi Sardana sempre in possesso, Borsi, Paul Galbas, va Paul in mezzo a due, anche Muglia non è riuscita a agganciare la pallina, poi Joan dietro a Borsi, ancora De Rinaldis, come gioca Sardana ragazzi, Joan, Borsi va, non riesce ad andare via, sì a Coi, poi ancora Sardana, Paul, 12 secondi ancora di possesso, prova Joan, la pallina non va assolutamente, non avrebbe voluto il numero 55 rossonero. Bassano in transizione con Federico Ambrosio, la perde, lotta Muglia, anche Ambrosio ingaggio, palla contesa. Ancora 8:55 da giocare in questo primo tempo. E Sardana si ripropone con De Rinaldis,
Pallina intercettata da Coi che poi prova a allontanare. Sempre Sarzana. Joan Galbas, Borsi. Molto buono il blocco su Muglia. Ancora Joan! Aveva si messo poi Borsi! Català miracolo! Dall'altra parte Muglia! Non trova l'incrocio dei pali, ma ci è andato vicinissimo. Poi Borsi, lotta insieme sempre a Muglia. Esce vincitore Bassano, Coi, attenzione a Coi, gliela toglie! Joan Galbas! E poi si ripropone con De Rinaldis in questo dialogo, fermato da Català. Muglia, molto bravo Samuele Muglia. Ambrosio, numero! E rigore. Rigore blu. Blu a De Rinaldis. No, tiro diretto, non è rigore. Siamo al 16:57. Ambrosio contro Corona. Ambrosio contro Corona. Corona ha già parato un rigore a Coi. Va Federico Ambrosio fuori e poi segna. Ha preso la respinta e ha segnato il gol del 2-1 Ambrosio. Esattamente al 16:57, rivediamo, fuori, riprende e poi fulmina Corona. Due a uno, Saldana non ce la fa a mantenere inviolata la propria porta. E Bassano con questa sua potenza di fuoco, perché ha a disposizione Nunes un roster veramente di livello straordinario, ha accorciato, per cui la partita diventa ancora più bella, ma molto bella, 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 bella. Qualcosa da ridire Carmazzi, Amato che è entrato in pista con il numero 2, Samuele Amato, il capitano del Bassano, con la Saldana, Joan Galbas, 5 secondi, attenzione a Cancela, ha provato il servizio per Ambrosio che non è riuscito a controllare. Poi Sardana con Paul, Davide Borsi, numero di Davide che prova! Pallina ancora De Rinaldis, Borsi, però sono, anzi c'è, no scusate, non c'è De Rinaldis, ma c'è Chicco Rossi, numero 57, adesso ha rischiato di fare una frittata stile Paris Saint Germain nella Champions League di mercoledì scorso. Sardana che si è salvato per il rotto della cuffia. Protesta Samuele Amato con Carmazzi dall'altra parte mentre si sta giocando sulla destra della rispetto ai vostri tre schermi. Amato sta polemizzando con la sua panchina, ma anche con non con Carmazzi ma con Rago, secondo arbitro. Comunque si riva, si ricomincia. Paul Galbas. Va a Sardana con Joan. Borsi, molto buona l'occasione di Borsi e la parata di Català che allontana, ma Paul Galbas ricomincia a produrre hockey. Ancora Joan Galbas, Paul Galbas. Joan! Molto bravo Federico Ambrosio nell'impedire la conclusione. Ancora Ambrosio,
servizio ha cercato Amato, non lo ha trovato, poi va via Muglia, bravissimo, ma fino a un certo punto copre Rossi, Amato, lo scarico per Cancela, Ambrosio sbaglia completamente la misura, Rossi, poi Paul Galbas, Joan Galbas, Borsi, ancora Saldana, prende un colpo e viene blu per Buglia. Non credo l'abbia fatto apposta, però è stato un brutto colpo. 19 minuti e 11 secondi. Prima del tiro diretto, mentre Lago ha detto basta alla panchina del Bassano e dice basta anche a Amato. Dunque sul punteggio 2-1, mentre vediamo i risultati, già finito il primo tempo a Valdagno, Valdagno avanti 1-0 sul Monza, forte le Marmi, Trissino 1-1, la partitissima di questa sera. Montebello Grosseto 3-2 e il Sandrigo sta battendo 4-0 il Matera, mentre Correggio Lodi si gioca domani grazie a Gaetano De Benedetto, il nostro imperatore della strumentistica, del chroma key. Si ricomincerà con il tiro diretto per Saldana. Sulla pallina c'è Joan Galbas contro Català. È rigore, non tiro diretto, rigore. Joan contro Català, rigore per il 3-1, para! Para Català e ora c'è il power play per Saldana perché c'è stato il blu a Muglia. Rossi, una situazione che può anche essere una trappola perché Saldana proprio mercoledì a Trissino ha subito il gol del 3-3 che l'ha portata ai tempi supplementari. A 26 secondi dalla fine in inferiorità numerica, in superiorità numerica, cioè era il Trissino che erano in 3 giocatori di movimento contro 4. Veramente la mia chiarezza è andata a farsi benedire, ma non c'è mai stata, la colpa è delle emozioni che viviamo qui, emotions. Rossi, Joan, Rossi, De Rinaldi, la pallina aveva dato un'impressione che poi si è rivelata sbagliata. Attenzione perché c'è Ambrosio che non riesce a controllare, c'è l'ingaggio, chiama Carmazzi. 4 minuti e 37 secondi alla prima sirena. Rossis, prova Rossis a cercare la via del gol, non lo trova, sempre power play Sardana, ancora tentativo di volo di Rossi, attenzione Ambrosio da un fulmine di guerra, carica Cancela, ancora Ambrosio, riescono a dialogare, i giocatori del Bassano la recupera, Joan Galbas,
scarico su Ball, poi Rossi, intanto è finito il power play. Finito il power play. Santana aveva avuto l'opportunità del 3-1, ma Català aveva neutralizzato il tiro di Joan Galbas. Poi ora Coy ha mancato la porta per un non nulla e ha sfiorato il 2-2. Rossi, cambio con Paul, poi De Rinaldis. Va Frankie Goes to Hollywood, De Rinaldis. Lo scarico, la giravolta spaziale di Joani, Paul. Poi il recupero meraviglioso di De Rinaldis, il passaggio sbagliato di Joan. E poi il passaggio di Ambrosio, che per poco non favoriva la deviazione al volo di Cancela. Due minuti e 47 alla conclusione del primo tempo. Ma perde, sembrava almeno avviato a questa situazione il Bassano, poi Corona con calma, De Rinaldis, Joan, anzi Paul Galbas, Joan, la parata di Català, ancora Joan Galbas, Paul, Joan, De Rinaldis e Rossi finiscono per perderla, recupera Ambrosio. Anzi era Amato che ha scaricato per Ambrosio, poi ancora Amato e poi Cancela. Fischiano gli arbitri, pallina di Santana. Va Joan con Coy che gliela toglie ma la tocca con la mano. Ultime battute di questo primo tempo, che Santana sta conducendo per 2-1. Va via, cerca lo spazio, non trova la porta, molto buona la copertura di Ambrosio. Ancora il Bassano mette in mezzo, ci aveva provato Cancela, poi dall'altra parte Borsi, ancora Borsi cerca De Rinaldis, lo ha trovato ma schieratissima la difesa del Bassano. Joan, tanto poco più di un minuto alla fine del primo tempo, Borsi, Borsi mette in mezzo De Rinaldis, ancora Borsi, due su di lui, De Rinaldis, la parata di Català, occasionissima per Santana. 55 secondi alla sirena. Ultime battute di questo spettacolare primo tempo, la giravolta e poi non ha controllato bene una delle rare volte Joan, poi Borsi, Borsi va a chiudere lo spazio, ci prova Samuel Amato, fermato in qualche modo, prima era stato
Borzi a dire di no a Cancela, ancora Matte Borzi, i due capitani a confronto. Sempre Bassano, ultimi secondi di questo primo tempo, attacca Coi, attenzione alla pallina, arriva Cancela in qualche modo Borzi, 8 secondi, ancora Davide, il numero di Davide e la lascia Aderinaldi che non riesce a controllare e poi Bassano perde l'occasione di contropiede, finisce il primo tempo con il punteggio di Sardana 2, Bassano 1, gol Messi assegna al 4:40 da Rossi, vantaggio rossonero, il paradoppio di Paul Galbassa al 14:55 e al 16:57 ha accorciato le distanze Federico Ambrogio, ci sentiamo per la ripresa. We'll be right back.
Dunque si ricomincia, Sardana 2, Bassano 1, secondo tempo di una grandissima partita determinata dalle reti segnate al 4:20 da Chicco Rossi per il vantaggio rossonero. In precedenza c'era stato il rigore di Coi per il Bassano parato da Corona, poi al 14:55 la doppia di Paul Galbas, al 16:57 il gol di Ambrosio per il 2-1, poi tra le altre occasioni al 19:11 grandissimo Català sul tiro diretto di Joan Galbas. Si è ricominciato a giocare, Sant'Anna in possesso di palla e in pista con Corona in porta, numero 10 con il numero 5 Paul Galbas, con il numero 7 Pablito Nachera, con il numero 55 Joan Galbas e con il numero 11 Davide Borsi, mentre nel file del Bassano davanti a Català che è in porta c'è col numero 22 Pablito Cancela, col numero 23 Marc Coigrau, con il numero 58 c'è Andrea Scoccato e col numero 5 Federico Ambrosio. Gara subito velocissima anche questo inizio di ripresa, non c'è stato un attimo di tregua e sicuramente sarà così fino alla fine. Ambrosio ha toccato Paul Galbas, recupera Davide Borsi, poi Joan, poi Nachera, poi Borsi, ancora Joan Galbas, Paul Galbas, Nachera, Joan Galbas, cerca lo spazio Joan centralmente, non trova la porta, poi Català va a disturbare Nachera. Dall'altra parte Coi ha colpito Paul Galbas la pallina, ha colpito Paul Galbas la gamba sinistra, dolorosissimo, dolorosissimo. Si è rialzato, meno male, niente di grave, ci siamo tutti preoccupati. Torna Sardana avanti con Rossi che insiste, va Rossi ma la pallina in mezzo l'aveva presa davanti alla porta Ambrosio che poi ha ricevuto da Cancela ma non è riuscito a concludere. Dall'altra parte Borsi, ha toccato poi Ambrosio, su di lui Joan Galbas, pressing a tutta pista di Sardana, Coi, Ambrosio, la parata di Corona, ancora Bassano con Coi, bravissimo Corona ancora, e adesso ancora Coi e Corona. Una sfida nella sfida in questa fase. Scoccato, scarica per Marcoi, va Coi con Rossi, cerca Cancela ma interviene Rossi, poi Nachera, Joan Galbas, Borsi, Joan Galbas, avanti Sardana con un ritmo più compassato, Borsi prova la conclusione, Català, poi Ambrosio, ma la pallina è recuperata da Nachera, insiste Borsi, allontana, non trova Rossi, la chiama Ambrosio, vuole evitare i 5 secondi il Bassano ma la regala a Borsi, poi Nachera, poi ancora in mezzo da Joanna Rossi ma la pallina non è controllata dal numero 57. Poi c'è il fallo di Borsi su Scoccato, fa questo situazione di falli, sono 6 per parte. Giocati 3 minuti e 6 secondi nella ripresa.
attacca Nachera. Borsi prova la conclusione, la pallina stavolta ha colpito Cancela. Insiste Bassano, Coi cerca il Travambrosio, scarica all'indietro, scuccato Borsi, poi Joan Galbas, ancora Borsi, ancora Joan, intervento di forza di Coi che protesta vivacemente con Rago. Insiste Sardana, Rossi all'indietro dopo il dialogo con Nachera, poi Joan Galbas, Joan la perde, non arriva la pallina, Cancela la recupera, poi Joan, la parata di Català ancora una volta, giravolta spaziale di Ambrogio che si è lasciato cadere, aveva a fianco Joan Galbas proprio sotto di noi, impressione che non abbia fatto nulla per resistere. Bassano, sempre 2-1 Sardana, ma Bassano è in attacco. Recupera Nachera, va via Joan Galbas, ancora Nachera, ancora Joan, al volo Català, poi va a disturbare l'azione di Coi, Borsi, recupera di Cancela, ancora Coi, va via Coi, mezza tre, pallina nei, dalle parti di Scuccato. All'indietro, vediamo cosa succede, ci va a recuperarla Rossi, ha perso una buona occasione Bassano, ma la perde anche Rossi, insiste Cancela che serve poi Nachera, Nachera Ambrogio, Nachera non riesce a trovare la conclusione, poi mette in mezzo per Rossi, ma Català. E poi in qualche modo un Bassano poco ordinato in questa fase difensiva, Coi da Cancela, poi Scuccato, ancora Coi, Ambrosio, Coi, fa girare Cancela, Cancela ha fintato il tiro, poi è andato dietro la porta, ancora Cancela e Borsi, ha provato al volo, cade a terra Juan, la perde per, intanto è rimasto a terra Cancela dall'altra parte, si tocca dolorante il ginocchio destro, comincia Coi, persa il Bassano con Cancela, poi Sardana non riesce a concretizzare, steccata alla mano, si lamenta Coi, chiede scusa a Rossi,
Bolzano, fase di gara abbastanza soporifera e caotica, vedete ci sono molti errori. Santo Scuccato esce vincitore dal duello con Borsi, poi la pallina in mezzo, Corona, Corona e Cancela. L'infrazione in attacco di Cancela. Sardana con Borsi. Molto alto ora il pressing di Bassano, costretto a buttarla via. Borsi, poi Ambrosio, Cancela, Scuccato, Cancela, anche il passaggio di Scuccato è tutt'altro che preciso. Corona dopo il rilancio di Coi, ancora Borsi, va Sardana, Borsi, Rossi la perde per un attimo, poi fa scudo col corpo, Nacchiere mantiene possesso, passa dietro la porta, attende l'inserimento di Rossi, poi prova la conclusione Català, grandissimo Català, non era riuscito l'anticipo a Joan Galbas, poi Coi non ha, a sua volta non ha trovato il modo di infilare Corona. Rossi stavolta commette fallo e c'è il blu per Rossi con Rago che è inflessibile, 2 minuti fuori Rossi, 7:50. Opportunità del pareggio per Bassano con Federico Ambrosio che si è impossessato della pallina e dice ragazzi tiro io, vado io a pareggiare. Di nome di fatto, ma Corona dopo aver parato un rigore, il professore dice ancora una volta di no, protestano vivacemente i bassanesi, vediamo cosa decidono gli arbitri. Tanto manca una vita, 17 minuti. Fa ripetere. Parata per modo di dire. La parata è cancellata. È come se avessero rivisto un VAR che non c'è, gli arbitri. Noi rivediamo, vediamo se Corona si è mosso prima. Sembrerebbe di sì, a dire la verità. Non dovrebbe essere uscito dalla sua mezzaluna, comunque il gioco è fermo ormai da tempo. E Paul Galbas si è andato a prendere un warning. Di nuovo Ambrosio contro Corona.
Ambrosio contro Corona per il 2-2. Va Ambrosio, Corona, ancora Ambrosio, fuori! Esplode il vecchio mercato, ma c'è il power play per Bassano. Attenzione, non la controlla Amato che ha protestato prima vivacissimamente. Coi, poi Ambrosio cancella, Corona, Polgalbas che è aggravato di un warning, cerca di tenere la Sardana con Joan ma non riesce a servire Nachera, va Coi. Power play Bassano che ha fallito il tiro di lato con Ambrogio e ora approfitta del blu a Rossi. Giocano i giocatori giallorossi, ma la perdono, bravissimo Paul che ora ha preso, ora blu anche per Bassano, no. Non c'è il blu, non c'è il blu, e il blu ce lo prende invece Nachera. Sardana perde la testa. Non ho preso il blu, mi sembrava che fosse stato, no, warning allora anche per Nachera, per questo mancato blu al giocatore del Bassano che aveva commesso fallo. Si ricomincia sempre col power play Bassano, 5 secondi. Tanta situazione dei falli a 8 pari. Manca una vita. Corona dice di no a Samuel Amato. Insiste Bassano. Cancella Coi. In mezzo Ambrosio. La perde. Allontana Sardana che sta cercando di resistere a questa temporanea inferiorità numerica. Niente da fare per Amato. Chiamano la palla alta. Fanno continuare Rago e Carmazzi, poi Sardana la recupera, Nachera, c'è in mezzo, c'è la Borsi che Nachera non è riuscito a servire, due su di lui, ancora Borsi ma la perde Amato, anzi Ambrosio, poi va via, ma no, è finito il power play, e Sardana ancora avanti. Alza e schiaccia Nachera, non è riuscito a bucare Català. Dall'altra parte va Polgalbas, Sardana ha resistito al power play. Ora con 14 minuti e 32 secondi da giocare è sempre avanti per 2-1. Risultato maturato nei primi 25 minuti effettivi di gioco. Sardana avanti con Nachera, riesce a coprire Ambrosio, ancora Nachera, poi Joan Galbas, Paul Galbas, Borsi, giravolta su Cancela, poi prova il palo, palo di Borsi, incredibile palo di Borsi, che poi è incredibile anche definire incredibile i pali, perché ribadiamo che i pali di traverse sono tiri sbagliati, però fa molta scena. Va Paul con Cancela che si lancia allegramente, Giorgio Cagnotto o Tania. Attenzione ancora Cancela, Corona, sempre Corona a dire di no. Scivola per un attimo Nachera, la recupera
Borsi, poi Joan, Paul, in qualche modo la pallina arriva a Borsi, c'è il fischio di Carmatti. Time out Saldana, sul punteggio di Saldana 2, Bassano 1, 13 minuti e 13 secondi ancora da giocare. Rivediamo, questa è la seconda battuta di Federico Ambrosio. Siamo quasi alla metà di questo secondo tempo, di una bellezza rara, oserei dire rarissima, in cui entrambe le squadre cercano forsennatamente di superarsi. Per il momento avanti Saldana, ma manca una vita, mancana. Tanto i rossoneri che governano la pallina con Joan Galbas. Fava la conclusione, Català, poi Paul non è riuscito nel tap-in. Attenzione che per un attimo Bassano la stava perdendo, la recuperata con Samuel Amato, l'ha data a Federico Ambrosio, poi è rientrato Samuele Muglia, eccolo ancora qui il numero 9, va Muglia, il suo tentativo di tiro è stato frustrato, velleitario. Nachera da Borsi, Paul, va Paul Galbas, ancora Nachera. Nachera e Muglia, sempre Nachera, deve tornare indietro su Paul. Borsi cerca lo spazio, poi trova Paul, la deviazione di volo, non trova però la porta, poi Paul va a rubarla. Attenzione, ci avviciniamo alla fase finale di un match di intensità straordinaria, o straordinaria se preferite. Guardate che giravolte spaziali, Actarus, va ancora Borsi, il suo era un passaggio per Nachera, poi la recupera, c'è sempre Nachera libero, e c'era anche Paul, che ha preso la faccia alta della traversa. Esso, il tiro che coglie la faccia alta della traversa, esso, è un tiro sbagliato, ma noi ci entusiasmiamo, noi ci infiammiamo, noi commentatori sentiamo il pathos, potos, Aramis e D'Artagnan. Lo so che è Athos e non pathos. Pathos è un'altra cosa. Attenzione a Bob John, la parata di Català, poi la recupera Paul. Joan scarica lì dietro per Borsi, autore di una prova maiuscola. Ancora Joan, come tutti e i giocatori in pista, compresi ovviamente quelli del Bassano che non ci stanno. Al momentaneo svantaggio, recupera Samuele Muglia per Samuel Amato, ma deve ritornare indietro Federico Ambrosio, su di lui c'è Davide Borsi, poi Joan Galbas a pressare Pablito Cancela, ancora Muglia scambiato con Amato, poi Cancela e Joan, alla meglio il giocatore rossonero, poi da Borsi a Nachera, c'è libero e riceve Joan, ancora una volta non trova
La conclusione non era Joan ma era Paul. Borsi, buona la pallina per Paul. E in mezzo Nachera. Non ha trovato la pallera. Muglia. Va Muglia. Grande occasione, grande azione di Muglia. E cerca insistentemente la conclusione. Poi Ambrogio, cancella Samuel Amato. Samuel Amato e Joan Galbas. Prova ad andare Samuel, scarica, cancella Ambrosio, prova la conclusione Borse, Corona, ha detto di no e Borse ha coperto la pallina. Borsi, poi Paul, Joan, Nachera, Borsi ancora, un alpino Etta, Roberto Bolle, attenzione la pallina per Joan! Ancora Joan, nulla da fare, si è chiusa la difesa del Bassano, poi Nachera che l'ha tolta a Muglia. Joan Galbas, Paul Galbas, Borsi, c'è Muglia su di lui, è in fiducia Davide, prova, Català, ha detto di no, poi Samuele Muglia, e gli è stato lasciato troppo spazio, ma non ha trovato la porta. Numero di Joan, la pallina arriva a Paul, in mezzo c'è Nachera. Ancora Joan, Nachera dietro, Paul, Joan, Los Galbas, Los Hermanos. Poi da Nachera a Borsi che gioca di sponda su Paul, ancora Borsi, va a pressarlo, cancella la pallina che si alza. Time out ancora. Time out Sardana, 8 minuti e 20 secondi a giocare. Il punteggio è quello fissato al 16:57 del primo tempo col gol di Ambrogio. Sardana 2, Bassano 1. Comincia, 8 minuti e 20 secondi, Sardana 2, Bassano 1, e i giallorossi ancora in avanti a ricerca del pareggio con Muglia che è stato fermato all'ultimo momento dalla conclusione da Corona, poi ci prova Pablito Cancella, nulla da fare, Sardana esce vincitore, Borsi che subisce la strattonata di Muglia e protesta. La gara è stata molto ma molto nervosa. Sardana con la pallina. Da Joan a Borsi a Paul, ancora Davide. Va Davide con Pablito Nachera, Nachera pressato da Cancella, ancora su Borsi. Prova ad andare via Borsi, molto buona comunque la copertura su di lui.
deve ricominciare Sardara con Johan, pallina in tribuna. Nessuno si è fatto male, fortunatamente. C'è il decimo fallo Bassano. Sardana può andare 3-1, vediamo chi va a tirarlo. Quando siamo al 17:44. Va Rossi. Rossi contro Català. Rossi contro Català. Vai Adri, gli dicono dalla panchina veneta. Rossi contro Català. Rossi e Català, Rossi e Català! La parata di Català. Fatto bravissimo il portiere della squadra di Luis Núñez. Tanto deve uscire. È dovuto uscire Cancella, è rientrato Coi per un problema al pattino destro. Infatti sono i meccanici che stanno intervenendo. Attenzione a Rossi e Samuel Amato. Cade Rossi, esce vincitore Muglia. Affida la pallina a Coi. Poi ancora Amato. Non arriva a concludere perché c'è stata la copertura di Rossi. Joan Galbas, poi Borsi, ancora Rossi e Coi. L'infrazione, la punizione è stata affidata al Bassano. Dall'altra parte Muglia su Corona, ma nessun problema. E va Nachiera. Joan Galbas e Coi. Tanto cade Muglia a centro area nel duello acerrimo con Rossi, che riceve in questo momento e subisce il fallo di Muglia. Molto falloso al numero 9 giallorosso. 6 minuti e 23 secondi. Sardana la perde malamente stavolta con Nachiera. Corona fa buona guardia sul suo palo, poi esce Borsi. Prova il gol di Davide Borsi! Super Davide Borsi! Super Davide Borsi! Borsi, 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 Borsi. 18 minuti e 51 secondi. 3-1 di Davide Borsi, il capitano. Grandissimo gol di Davide Borsi, che ha riportato a più 2 Sardana. Tornato al gol, grandissimo Davide. Partita superlativa del capitano rossonero. E ora il Bassano ancora più in salita la strada, ma c'è ancora tempo per i giallorossi, che hanno 6 minuti e 40 secondi in questo momento, 5 minuti e 40 per riprendere la partita. Vediamo Coi, indomita la squadra di Núñez. Pallina alta di Coi. 5 minuti e 31 secondi. Sardana è andata, è il primo gol della ripresa, tra l'altro. Va ancora Sardana stavolta, Rossi non trova la pallina. Poi c'è questo errore per Ambrosio e si paga carissimo. Segna Muglia sull'errore clamoroso.
della difesa di Sardana al 19:39. 3-2 di Muglia, un errore incredibile, una leggerezza clamorosa. Muglia riporta sotto il Bassano. Di nuovo a -1 la squadra ospite, che ora è indiavolata per cercare il pareggio. Attenzione, Joan Paul, nulla da fare per la bravura di Català. Poi c'è Ambrosio. Quattro minuti e 3:49, può ancora succedere di tutto. La perde Muglia. Attenzione, Lippold doveva tirare, non passare a Joan. Sardana sta gettando al vento occasioni e regolandole agli ospiti. Intanto Coi non ha trovato la porta. Va a coprire Rossi, che si gira in una maniera clamorosa. Poi subisce fallo che non viene fischiato. Ambrosio Borsi va a contendere la pallina. Ancora Muglia, l'autore del gol che ha riaperto il match, portando a 2 le reti di Bassano contro le 3 rossonere. Pallina che si alza, ma tutto regolare. Fallo su Paul. E c'è il time out. Quando mancano 6x4, 24, 243 secondi. Sardana 3, Bassano 2. Se possiamo rivedere il gol del secondo gol del Bassano, Gaetano, eccolo. Ma c'è solo la parte finale, volevo rivedere l'errore. Eccolo. È Davide che ha dato la palla all'avversario. Dopo aver segnato il gol del 3-1, Borsi è stato vittima di questa leggerezza. Finisce il time out. 4 minuti e 3 secondi. 243 secondi alla fine. Sardana 3, Bassano 2. Comincia con Sardana in possesso, ancora Borsi. Pressing a tutta pista del Bassano, da Joan a Paul, poi Borsi, poi Rossi. Joan, Paul, Borsi. Scambia Borsi con Rossi, poi ancora Borsi! Lo è Català, ha compiuto un miracolo. That's a miracle, my friend. Incredibile Català, dall'altra parte Corona chiude anche lui su Muglia di nuovo, poi Rossi, poi Egebe Rossi sull'assist di Borsi, dall'altra parte Muglia, Corona, non c'è soluzione di continuità, ragazzi, qua ogni azione è un gol potenziale. 3 minuti e 14 secondi alla sirena. Ancora Bassano, avanti Corona, poi cade a terra Muglia. Attenzione, non aggancia Joan Galbas. Insiste Sardana. Joan, Borsi, Paul. Prova Paul, ha spazio, deve rientrare, ma gliela toglie Coi. Carica su Muglia, poi Ambrosio, la pallina che si alza, vediamo cosa decidono gli arbitri.
si infuria Corona, palla contesa a 2 minuti e 39 dalla sirena finale. Bassano che sta producendo il massimo sforzo per cercare il pareggio e trovarlo. Ambrosio la butta via questa occasione, il Bassano, e gli uomini di Lopez di Nunes vanno a togliere il fiato ai rossoneri. Bravissimo Català sul servizio centrale di Borsi, poi Coi la perde, ancora Borsi, c'è Rossi, c'è anche ancora Borsi, ma bravissimo Ambrosio che lo ha seguito, ancora Ambrosio, e sembrava rete, invece non ha trovato la porta, e ora c'è il fallo su Borsi, no, accusato di essersi tuffato anche lui, non intervengo gli arbitri, scuccato, fase finale nel caos più totale con Corona che ha detto di no, adesso 1.50, sempre Sardana 3, Bassano 2, quando attacca Paul e poi Galbas, e poi Galbas, perché Galbas vuol dire fiducia, e poi Galbas, Paul Galbas, 23 e 15, 4-2 Sardana. Rivediamo la staffilata sul primo palo di Paul Galbas. Che spettacolo ragazzi quando segna Paul Galbas, 23-15, 4-2, e ora di nuovo il Bassano a dover cercare la incredibile rimonta, 1 minuto e 45 alla conclusione. Che spettacolo ragazzi quando segna Paul Galbas e quando segna Joan Galbas. Vediamo cosa riesce a fare la squadra veneta. Per il momento Borsi recupera, poi Rossi, San Joan finta e preferisce tenerla saggiamente, tiene palla in casa con risultato favorevole, la recupera Joan e Rossi, Joan e Rossi. Troppo lezioso Sardana, questi errori di presunzione potrebbero anche essere pagati, anche se il cronometro amico dei rossoneri in questa fase, più due reti e 1 minuto e 8 secondi da giocare. Vediamo cosa dice Rago. ...68 secondi alla conclusione... ...poi c'è il fallo... ...quindicesimo fallo Bassano che ha dato tutto... ...al 23 e 58... ...poi imbufalito... Va Joan, Joan Galbas contro Català per chiuderla definitivamente. Joan Galbas contro Català. Va Joan fuori, ancora recupera. Joan traversa. È andata vicinissima al quinto gol Sardana. Ma ora il nemico più acerrimo del Bassano è il cronometro, perché mancano 54 secondi. Rossi cade a terra, Muglia, e però generosamente scuccato, è andato vicinissimo al gol del 3-4, poi Ambrosio
Fase di gioco nel caos per il Bassano, la perde ancora Borsi, ora 29 secondi e continua a crederci la squadra giallorossa. Corona dice di no a Ambrosio, poi il numero di Paul, ancora Paul, ora c'è il fallo di Sarzana, decimo fallo di Sarzana e può rientrare in partita il Bassano, incredibile, a 16 secondi dalla fine, al 24 e 44, decimo fallo Sarzana. E va a tentare la trasformazione Pablo Cancela. Cancela contro Corona. Cancela contro Corona. E fuori, fuori, fuori. Poi ci ha preso un colpo Cancela all'avambraccio. E ha dato il rigore, mi sa che abbia dato il rigore. Rigore per il Bassano. Quindi l'occasione c'è sempre. Quando mancano 9 secondi, 87 centesimi. Stavolta va Ambrosio. Corona ha già parato un rigore a Coi al terzo del primo tempo e para Corona, ma glielo fanno ripetere perché si è mosso prima. Farito qui sotto di noi. Tanto ora ci sarà il rigore. Un nervosismo terrificante. Tanto Rago dice che bisogna aggiungere 2 secondi. Incredibile finale. Allora Ambrosio di nuovo contro Corona e alla fine mancano 6 secondi e 30. Ambrosio contro Corona. Ambrosio e Corona. Tanto ci sono ancora proteste dall'altra parte. Finali di questo livello, una fatica terrificante. Ambrosio contro Corona. L'aveva parato e è stato fatto ripetere. E segna Ambrosio. Dobbiamo capire quanto ci sia ancora da giocare. 6 secondi. E gioca senza ovviamente portiere Bassano.
Vediamo cosa succede. Gioca senza portiere Bassana, poi la butta sul nervosismo Ambrosio. Attenzione, attenzione tutti all'aggressione, la pallina verso Borsi, ancora prova la conclusione Amato ed è finita, Santana batte Bassano 4-3, a nulla è valso il gol all'ultimo secondo, a 6 secondi dalla fine, dunque 4-3 Sardana, che è andata in vantaggio con Rozzi al 4-20, la doppia di Paul Galbassa al 14-55, il 2-1 di Ambrosio al 16-57, 3-1 di Borsi la ripresa al 18-51, 3-2 di Muglia al 19-39, il 4-2 di Paul Galbassa al 23-15 e poi il 4-3 finale di Federico Ambrosio. Dunque da Gaetano Benedetto, che ve l'ha filmata, e da Alessandro Gassabrone che ve l'ha raccontata, un saluto straordinario da Alessandro Gassabrone e viva l'hockey, sono disperatamente affaticato, ciao! Altrissimo.